chiedeva. Oh. Eccoci qua. Bomber. Grandissimo. Parlo con il finalista della Coppa dei Rei. Allora, sei pronto per domani? Sì, sì, dai, sono carico, sono carico. Che hai fatto, Fe? Non ti sento mica tanto carico, eh? Ma no, dai, sono carico davvero. È che onestamente sto un po' in ansia. Anzi, un po'. Sto parecchio in ansia. Ansia? Ma non ti ho mai sentito con l'ansia, neanche quando poi hai fatto quelle finali che hai preso la sveglia. Vabbè, però così non mi aiuti, scusa, eh. Comunque dai, penso sia il contesto, perché mettici che è l'ultima partita su FIFA delle mie carriere, quindi già questa non è una cosa banale. In più, mettici anche che il Real Madrid per l'Atletico in finale è praticamente una sentenza, siamo a posto proprio. No, capito, certo, immagino la situazione, un po' tutto, però ecco, non c'è qualcosa che puoi fare per, non so, metterti a tuo agio, concentrarti, sentirti meglio... Perché io ti posso aiutare, però, cioè, immagino fino a un certo punto. Fermo un attimo. Che è? No, non hai capito che idea che mi è venuta in mente. Dimmi. No, ora devo andare. Ora devo andare anche abbastanza di fretta che è tardissimo. So io a chi chiedere, Bomber, so io a chi chiedere. Cioè, come ho fatto a non pensarci prima? È l'uomo adatto. Senti, ci vediamo domani, mi raccomando, puntuale. Ora vado, scappo. Ciao, a domani. Ma come ciao? Fe! Attaccato. Mo che si sarà inventato questo? Ogni tanto ne dà fuori una. So io a chi chiedere. Vabbè, meglio di me. Avanti! Ste! Uè, cosa ci fai qua? Cosa ci faccio qua? Sto in ansia clamorosa. Cosa è successo? Ho una finale. Hai una finale? Devi commentare una finale? Bello. Sì, devo anche io giocarla però. Come devi giocarla e commentare? Ma te l'ho mai spiegato FIFA, no? La carriera, so che te non sei. Devi giocarla ai videogiochi. Cosa sei? Quali videogiochi? Sono videogiochi, ma ormai guarda che è una cosa importantissima. Cioè, è praticamente un mondo parallelo alla realtà. Sì, lo so. La vostra realtà. Ma comunque, beh, spiegami, perché sei venuto a trovarmi? Come posso sono venuto a trovarti perché la finale non è una partita casuale. È Atletico Madrid, Real Madrid. E io ovviamente che squadra posso essere? Sarei l'Atletico Madrid. Bravissimo, almeno vedi che comunque... Se no non saresti in ansia. È per questo che sono qua. Tu tante volte hai raccontato i derby di Madrid, tante volte hai raccontato anche separatamente queste due squadre. Dammi qualche consiglio, sto in ansia veramente tanto. Di che competizione si tratta? Coppa del Re. Vabbè, Coppa del Re è meglio perché le finali dell'Atletico Madrid con il Real in Champions sono andate male. Ma ti ricorderai la finale al Bernabeu di Coppa del Re, segna Miranda, è stato il primo tassello messo dal Cholo Simeone per la crescita del suo Atletico Madrid. Come la vuoi giocare? Chi ha intenzione di schierare? Allora, partiamo dal presupposto che ovviamente trattandosi di FIFA 19 io ho ancora Griezmann. Ah beh, quindi vantaggio. È un bel vantaggio. Dietro a Simeone in teoria, ma c'è Ken perché il Cholito si è fatto male. A destra c'è Gelson Martins, a sinistra Lorenzo Insigne. Beh, insomma, è un Atletico un po' poco ciolista, mi viene da dire. Perché... Diciamo, è quello che ho provato a portare in più. Sì, è chiaro che secondo me, soprattutto giocando contro il Real Madrid e quindi contro una squadra che, al di là del tuo mercato, avrà un tasso tecnico maggiore, dovrai cercare una squadra da battaglia. Poi non vorrei prenderla sotto gamba questa gara. È impossibile prendere sotto gamba un derby, senti, io non so cosa dirti perché videogiochi, l'ultima volta che ho giocato sarà stato il 2001-2002, per cui non sono aggiornato. Quello che ti posso dire è che l'Atletico Madrid vince i derby quando riesce a superare mentalmente e a livello di cuore l'avversario. Se la butti sul piano tecnico la vedo male, quindi... E allora ci metteremo tanto cuore. Eh sì, devi superare l'ansia, devi giocare la partita all'Atletico, alla Ciolo, e poi ti devo dire bocca al lupo. E poi vedremo. Grazie Ste. Bocca al lupo. Crepi. Hai vedotto adesso? Adesso sì. Possiamo partire. Alle nostre spalle il passato, le emozioni di Roma e di Leicester. Su di me il Borussia Dortmund che ha aperto questa carriera. Accanto a me il presente, ma soprattutto indossato dal compagno di mille avventure qui per l'ultima battaglia. Ciao Rudy.
Ciao Fede. Come stai? Tutto bello. Alla grandissima e carico per vivere insieme queste ultime emozioni di una carriera che è giunta alla fine, di un percorso che è giunto alla fine. Quindi buonasera dal Wanda Metropolitano di Madrid. È tempo di derby, c'è la Coppa del Rey e Real contro Atletico, o Atletico contro Real, cambia poco perché comunque c'è una finale in ballo. Sì, non poteva chiedere epilogo migliore, perché veramente una carriera, tante carriere, diciamo, emozionanti, e questo è l'epilogo che tutti avevano sognato. Speriamo anche che si possa coronare un piccolo sogno. Il sogno che sembrava essere svanito dopo l'eliminazione subita dal Manchester United in Champions, ancora dal Manchester United, come quando eravamo su questa panchina qui del Dortmund. Un incubo perché si è ripetuto ai quarti di finale, ma un percorso, come hai detto tu, che sembra quasi fatto apposta, perché poi ti ritrovi in finale di Coppa Nazionale, ti giochi una sfida contro il Real, non a caso, contro una delle squadre più gloriose al mondo, per chiudere questo ciclo, questo percorso che ci accompagna ormai dall'ottobre 2013, e sarà un bel cambiamento, ma ci penseremo poi perché c'è una partita da vivere. Assolutamente, poi abbiamo visto che queste due compagini si sono affrontate spesso in finali che sono state emozionantissime e alcune risolte anche all'ultimo secondo, quindi ci auguriamo comunque di vedere uno splendido spettacolo. Posso dirti che il primo anno in cui ho fatto carriera, il 2013-2014, è stato l'anno della finale giocata in Portogallo tra Real e Atletico, gol di Sergio Ramos alla fine con quell'Atletico campione in quella stagione. Non è casuale che poi a chiudere sia proprio la squadra dei Colchoneros. Vedete le formazioni in grafica, manca il Cholito Simeone per infortunio, si è fatto male tra l'altro durante una gara di Champions contro il PSV a Eindhoven. Questo il Real Madrid con Courtois tra i pali, con quel tandem offensivo, quel tridente offensivo molto interessante, perché come leggevamo prima Depay è a 5 gol in classifica marcatori ed è capocannoniere della Coppa. Esatto, e poi fa discutere anche Isco in panchina, che ha realizzato 4 gol in questa competizione, però si affida a questo tridente che comunque sia non è affatto male. È cominciata Atletico Real, è cominciata l'ultima battaglia, Rudy, e quindi godiamoci lo spettacolo con il primo giro palla che è dei padroni di casa. Intanto c'è Capitan Saúl dalla bandierina, sono in tre dell'Atletico. Palla a cercare Ken, mette fuori proprio Courtois, raccoglie Gelson, che ci pensa e va al sinistro tra le braccia, tra i guantoni del belga. Buona conclusione, comunque Real è difficilmente attaccabile su palle alte perché hanno dei difensori come anche Chiellini che sono molto molto fisici. A proposito dei giocatori fisici, abbiamo visto la prepotenza fisica di Savic. Si gioca tanto però con Hernandez che la porta, arriva pure in zona tiro, finta il tiro, poi va al sinistro sul fondo. È stato leggermente egoista qui, ma se la sentiva Lucas Hernandez, ci ha provato, il pallone non esce di tanto. Un metro? Tecnico. Sì, anche meno forse. Prova a stringere Alexander Arnold, arriva il cross, lo mette fuori Alderweireld, quindi De Jong per Griezmann, spinge il contropiede la squadra dei Colchoneros, non scappa Ken, quindi Griezmann aspetta rinforzi. La porta in 7, lì vicino Saúl, largo a destra da solo, è dimenticato Gelson che può entrare in area e concludere! Gelson Martins non perdona, 1-0 per l'Atletico che sblocca la finale dopo 24 minuti. Devo dire, contropiede il primo concesso dal Real, gestito perfettamente dall'Atletico che ha fatto girare bene il pallone, ha liberato a destra Gelson Martins che ha fatto un gran gol. Ha fatto un gran gol perché stoppa, mira e tira. E poi un bacio al palo, il pallone che entra, non poteva nulla Courtois. Davvero una grandissima azione di partenza qui dell'Atletico Madrid di Federico Marconi. Si allunga quasi la sfiora con la punta delle dita, ma non basta. Atletico 1, Real niente. Chance Real con Depay. Suola, poi lascia Milinkovic, scambiano i due. Depay vuole il destro, non vuole permetterglielo Saúl. Poi Veil per terra, calcio di punizione, no, rigore. Calcio di rigore. Eh sì, era sembrato anche a me che fosse dentro l'area di rigore e qui commette un'incertezza Hernandez che forse poteva anche accompagnare l'avversario. Ha voluto intervenire, essendo convinto di prendere palla, bravo Veil a spostarla, intervento in aria, Lopetegui dice di sì. Calcio di rigore Real Madrid. E c'è James Rodriguez di fronte a Jan Oblak, minuto 34, i fischi del Wanda Metropolitano di paura. Parte James Oblak in calcio d'angolo. E qui si è lasciato innervosire secondo me James, perché Oblak comunque è un portiere che vederlo così ti fa sembrare la porta più piccola. E è stato bravissimo. Non sarebbe entrato il pallone, ho questa sensazione.
è stato bravissimo comunque Oblak, perché poi non era angolato. Ripeto, forse talmente angolato che non sarebbe entrato lo stesso. Altra palla in area, ancora Jan Oblak. E questa è la differenza di un portiere che la fa. E come la differenza, Oblak non è di certo oggi che lo scopriamo. Qui fa una parata splendida. Secondo angolo di fila per il Real Madrid, Marco Asensio come prima, stavolta corto però da Ames, che la mette con il destro, occhio alla palla che rimane lì, e arriva il pareggio del Real Madrid con un grandissimo gol del capocannoniere della Coppa del Re, Memphis Depay, 6 gol in Coppa, 1-1 a Madrid. E l'avevamo detto, era il calciatore cerchiato di rosso, probabilmente negli appunti dell'allenatore romano. Proprio lui trova la conclusione vincente. Devo dire che è veramente esploso alla fine il talento di Depay, perché questo è un gol da punta vera. Da punta vera, nonostante i pochi centimetri, quelli che tra l'altro non permettono a Oblak di intervenire sul pallone, gli applausi di mister Lopetegui. Oblak poteva, doveva far di più. Sì, è vero, forse poteva fare leggermente meglio, anche se la palla è rimasta così in aria ed è stato veramente molto lesto e bravo Depay a deviare sul palo lontano. Non lo so, forse poteva fare meglio, ma nemmeno troppe colpe per il povero Oblak. Siamo al tramonto del primo tempo, saranno 4 minuti di recupero e quindi può spingere il contropiede della squadra di Marconi. Palla per Moise Kean, che sfida Luperto, lo vuole saltare, gli sposta il pallone, riesce a passare, va dentro da Saúl, Courtois risponde, poi arriva Gelson che la rimette in mezzo, Luperto allontana. Qui ancora una grandissima azione, stavolta la verticale trovata per Kean, che mette alle spalle per Saúl. Non è la sua giornata, però sai che secondo me sulla ribattuta di Courtois Martins poteva anche cercare la porta. Dalla parte opposta il Real con James Rodriguez che apre per Bale, manca l'aggancio ma ci torna e mette il cross. Kimpembe fa buona guardia, l'arbitro si mette il fischietto in bocca, archiviato il primo tempo, 1-1 a metà della finale. Che bella partita, che bella partita per chi non è tifoso, forse è ancora più godibile, perché le due squadre stanno provando a fare il gioco, stanno provando a cercare la vittoria, non speculativi, e questa è una cosa che comunque giova allo spettacolo che c'è stato. Si torna in campo, Depay sul pallone, un cambio in casa Atletico perché Griezmann va a fare la punta, Insigne dietro di lui, fuori Kean, dentro Pulisic che andrà largo a sinistra. Arnold riesce a far passare il pallone per Gelson dal fondo, la scava verso Griezmann, palla ancora un po' arretrata, arriva Arnold che la rimette per Insigne che si era già coordinato. D'accordo no, ma contenti sì, resta comunque davanti il Real. Asensio al cross, Kimpembe in anticipo pure su Black, forse fa la rimessa in mezzo, ancora Kimpembe, e alla fine bisogna allontanare con un po' di difficoltà, lo fa comunque l'Atletico. Manovra avvolgente dell'Atletico, De Jong la porta, apre per Pulisic, poi Insigne, limite, destro a giro, sul fondo. Ha fatto bene perché lo stop era per mettersi direttamente in condizioni di calciare, ha provato il tiro alla Insigne, non è uscito il vero e proprio tiro alla Insigne, però ha fatto bene comunque a provare. Lui che in quella porta in campionato ha segnato un gol pazzesco che rivedevamo prima al volo con il sinistro, manca mezz'ora, fuori a Messi Rodriguez, dentro Isco. Che comunque sia era apparso leggermente stanco nel finale. Ho calato, se ne è accorto Marconi, quindi Insigne mette fuori col petto, forse poteva anche ripartire. Ma voleva essere sicuro di arrivare sul pallone. Asensio passa in qualche modo e la scava pericolosamente, sempre per Memphis Depay. Gol pesantissimo, 2-1 Real che la ribalta, tanto per cambiare con il numero 29. E questo è un gol pesantissimo di Depay, che trova il secondo gol della sua partita, anche perché mancano soltanto 15 minuti alla fine. Non ha difeso benissimo qui Saúl, poteva andare più cattivo a contrasto, invece ha lasciato partire il suo avversario, forse anche perché ha ammonito. Non è stato troppo cattivo e troppo convinto in quella zona, non lo è stato nemmeno Alexander-Arnold, battuto Oblak, 2-1, un quarto d'ora, e adesso bisogna fare non un miracolo, ma poco ci manca. Eccolo qui Lorenzo con Parejo in mezzo, Insigne aspetta, vuole compagni in appoggio e ricomincia da De Jong, Saúl in zona, Parejo dentro, servizio per Parejo che se la sposta sul destro, può calciare in porta! Courtois in calcio d'angolo. Beh, è entrato molto bene Parejo in partita, qui ha controllato con il sinistro, la sposta col destro e va a calciare subito. Veramente un gran movimento, buona la parata di Courtois. A quel punto Parejo voleva soltanto il tiro in porta, va lui dalla bandierina a cercare la testa di Alderweireld, non lo trova nessuno. Poi arriva Pulisic, largo da Hernandez che ci pensa, giocatore dell'Atletico a terra, sinistro di Hernandez che ha preso il palo. Ha provato la conclusione in situazione veramente complicata, intanto Alderweireld rimane a terra. Non ce la fa e a che è squalificato. Comunque peccato perché Hernandez ha qualcosa da farsi perdonare in questa partita.
stava quasi riuscendo nell'intento. Forse era meglio se avesse provato la sponda da lì, accettato la porta. Fernandez si addormenta ancora però, e quindi Depay dentro da Vinicius, da solo. Oblak dice di no, che perché egoista. C'è ancora da dire su questa finale. Che egoista che è stato qui Vinicius, perché dalla parte opposta arrivava solissimo Asensio, ha provato la conclusione e Oblak dice no. Sembra tutto un altro Real rispetto all'ultima parte di stagione, rispetto al primo tempo. Arriva il cross, Oblak è tua, e quindi si può e si deve ripartire subito con il rilancio lungo per lo scatto di Pulisic, troppo lungo anche per lui. Chiude Tejero, palla che torna in verticale ma è presa di Frankie de Jong, e quindi si va con la palla verticale, posizione che è regolare di Pulisic, che può entrare in area. Fa tutto bene Pulisic, affonda e mette al centro da Griezmann. Da Griezmann, è 2-2, sempre Antoine Griezmann, 88, siamo vivi! L'avevamo detto, una partita che non finisce mai per queste due compagini. Sembrava finita, sembrava un momento migliore del Real in questo momento, invece di partenza fulminante di Pulisic sulla destra, che poi con intelligenza attende il momento giusto per servire Griezmann, che da lì onestamente uno come lui non può sbagliare. Risulta il mister, è 2-2. L'ho detto che c'era ancora da dire su questa finale, ringraziamo Vinicius. Il tempo in teoria è finito, Depay passa, lascia giocare l'arbitro, arriva il cross sul secondo palo, messo fuori, poi Saul rischia di addormentarsi, è già ammonito, attenzione ad Asensio che si gira! Oh, Black! Ancora una volta Saul è andato un pochino troppo leggero su quel pallone, però la notizia a fatica, eppure si gioca. Si gioca ancora, si gioca ancora. Si riparte a Madrid, la tocca il mancino di Griezmann, lo stesso grazie al quale siamo ancora vivi. Ora De Jong in una zona non sua, ma a coprire quella lasciata scoperta da Lucas Hernandez, che fa ancora fatica su Vinicius Junior. Arriva il cross, occhio al controllo volante di Depay, chiude Kimpembe, la palla è lì! 3-2, che gol di Llorente! Fa veramente un gol pazzesco, qui il giocatore spagnolo trova la conclusione di esterno sinistro. Sotto al 7 non può nulla Oblak, peccato perché Kimpembe è arrivato su questo pallone ma non è riuscito ad allontanare. Senti che ti dico, è un gol talmente bello che meriterebbe di decidere la finale se non la giocassimo noi. 15 minuti per il destino della finale. Ci prova adesso il Real e lo fa con Depay che apre da Asensio, area di rigore, rientra poi affida a Milinkovic. Scambiano i due, chiude Arnold e ancora calcio di rigore. Questo molto 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 generoso secondo me da parte del direttore di gara, perché Arnold va ad uncinare un pochino il pallone, Asensio si lascia cadere, rivediamolo, ma no, preso nettamente, non sembrava. Interventi mai sbagliati in stagione e poi in una partita del genere sì. Oblak ha già parato un rigore, parte Isco e regala il pallone a Jan Oblak, l'Atletico è vivo e adesso bisogna ripartire. Io fossi stato Lopetegui avrei cacciato direttamente Isco per questa conclusione. Attenzione, c'è ancora Pulisic come prima, può correre Griezmann al centro, Pulisic corre e la mette per Parejo, troppo corta, con Vinicius che la tiene pure magicamente in campo. Riparte il Real Madrid, 5 al 120esimo, dobbiamo svegliarci perché se quello era un segnale e allora dobbiamo approfittarne, ma la palla ce l'hanno sempre loro. 117 minuti, il cross di Carvajal per Depay, controllo a seguire, troppo però, e quindi Oblak ringrazia ancora. L'Atletico vuole ripartire con Kimpembe, centrale da De Jong a spingere ancora, sta sfuggendo Griezmann, palla verticale da parte di De Jong e poi apertura ottima, fallo su Griezmann e si gioca, la porta Pulisic che sterza sul sinistro, deve calciare respinto e poi Parejo si sposta dal pallone praticamente. Ha avuto due occasioni importantissime lì dalla destra Pulisic, che purtroppo non ha trovato la giocata vincente. Adesso si fa veramente dura perché soltanto 2 minuti di recupero. Milinkovic, occhio ad Asensio, chiude Arnold, deve ripartire allora ancora il Real, sbaglia Parejo prima, poi serve però Saul, ultima azione di partita, la porta il capitano, va da Griezmann che è in area, può calciare, sinistro a giro, Courtois l'ha presa, maledizione, l'ha presa anche qui, e ha vinto il Real Madrid, è la dura legge del gol. Vedete, questo è il bello delle carriere di Federico Marconi, che nulla è scontato.
E anche questo dispiacere che adesso sta inondando questa stanza proveniente sia da me ma soprattutto dal bomber qui vicino a me fa capire e rende ancora più preziose tutte le gioie passate e tutte le gioie che in caso verranno in futuro. Perché è questo. Ha vinto il Real Madrid, come la Juventus già una volta in questa stanza maledetta. E come hai giustamente detto tu, ha impreziosito non poco la vittoria della Coppa Italia e della Champions League con la Roma. Ti parlo di quelle perché di finali scudetto raccontate insieme non ce ne sono. Penso a una finale tra virgolette scudetto raccontata insieme ed è quella Borussia Leverkusen, giocata, vissuta in live a Un'Idea Studio e vinta come la finale di Champions con questa squadra qua. Ha ragione Rudy quando dice che nulla è scontato, che nulla è banale, ed è un po' il senso del calcio, del gioco che ci fa impazzire e che ci piace tanto, del gioco che oggi smetto di raccontare su FIFA e continuo, perché ho già cominciato, continuo e spero di continuare a lungo a raccontarlo in altri palcoscenici, ma mai dimenticando da dove sono partito, chi mi è stato vicino, le gioie e i dolori vissuti insieme. Ha vinto il Real oggi, ma questo conta poco, perché oggi con una sconfitta paradossalmente abbiamo vinto ancora una volta noi e hanno vinto tutte le persone che sono dall'altra parte dello schermo a guardare questo video. Grazie per aver seguito questo video, grazie per aver seguito questo video il 10 novembre, quando da due mesi è uscito FIFA 20. Esatto. E c'è chi ci continua a ricordare questa cosa, ma a noi interessa poco, evidentemente non ci conosce abbastanza. E io, a nome di tutti coloro che stanno guardando, dico grazie Fede. Grazie a te, alla prossima. Alla prossima. E adesso sì, never give up, e bella raga.